ma al comune mezzo gaudio. La saggezza popolare dice così. Favara e Agrigento come la provincia tutta. La crisi non conosce geografia e tantomeno rispetta i paesi. L'incubo IMU è uno spettro che giorno 17 dicembre vestirà le sembianze monetarie di una tassa che fa discutere e crea malcontento tra la cittadinanza, che a stento arriva alla fine del mese. L'aliquota IMU del comune di Favara sulla prima casa è dello 0,5%, un punto in meno di quella agrigentina. Ma ciò non basta per rendere serena la gente, che minaccia di non poter saldare la terza rata di saldo per l'anno 2012, evadendo non per volontà ma per necessità. Abbiamo chiesto allora alla cittadinanza favarese cosa pensi, appunto, riguardo al pagamento della famigerata tassa. Uno ha fatto tanto lavoro, tanta fatica per questa prima casa. I casi a prima casa, io me la pago sempre un basso popolo, che ricco ne pagano mai. Siamo tassati senza che ne avevamo. Sprime un limone senza che ce ne più. Non avevamo niente di ir avanti più. Siamo da così, mezzo fumere, è buono. Qual grana? Lo pago, un grano ne pago, un avo ne pago, un averno ne pago. Purtroppo è una rata che si deve pagare obbligatoriamente. Io lo so. Come faranno i cittadini? Certo, io a pensare al cittadino. A pensare al governo al cittadino, non che ci pensare io. Con 300 euro o mesi che hai. Se gli appare l'immo, o immo ci appare, non l'immo. Io dico che l'ammazzassa a tutti che si dell'immo perché stanno rovinando in Italia. Ha capito? Lavoro non ce n'è. Tasse ce ne sono tanti, non sappiamo come andare avanti più. E quindi dice che Monti è il primo uomo del mondo, ma io l'ammazzassi in giornata. E che devo dire? Siamo rovinati comunque. Lei cosa ne pensa? Niente, no comments. Dato che è sempre giusto sentire le due campane, come controparte amministrativa abbiamo sentito anche il sindaco Sasà Manganella, chiedendogli cosa pensi del malcontento dettato dall'insoddisfazione nei confronti di una tassa giudicata dai cittadini di Favara ingiusta e diseguale. Eravamo costretti da una necessità, quella di portare il bilancio del comune in equilibrio. Se non l'avessimo fatto, il comune andava in dissesto finanziario, questo significava la presenza a Favara di un commissario della regione che avrebbe approvato il bilancio, avrebbe dichiarato il dissesto finanziario e avrebbe innalzato tutte le aliquote previste per i tributi locali, quindi non soltanto quella dell'IMU, ma anche quella della TARSU e quella dell'IRPEF. E quindi io credo, con senso di grande responsabilità, l'amministrazione prima, il Consiglio Comunale, ha adottato tra i due mali, ha scelto tra i due mali il male minore, quello sì di aumentare la l'IMU, ma di aumentarla tra l'altro in maniera contenuta, addirittura in parecchi casi, laddove ci sono presenza di nuclei familiari più ampi, non è previsto nessun aumento, addirittura forse pagheranno di meno rispetto a quanto pagavano prima. La scadenza del 17 dicembre, sempre più dietro l'angolo, è una crisi che non si appresta ad andare. La provincia di Agrigento, delusa da una politica che non ha saputo gestire la cosa pubblica. La spazzatura, i disservizi, come emblema di cattive gestioni amministrative, che sommate in un periodo difficile per le famiglie, si traduce in amarezza. Le tasse si devono pagare, sia chiaro, ma con quale animo si dovrebbero pagare delle imposte che per anni sono state versate, se poi ad un aumento delle tasse aumentano solo i conti in banca e gli interessi di pochi?